Un derby da pareggio con due squadre contratte. Lo vince però il Pineto nel finale con un gol rapace di Tomassini contestato dal Chieti per un presunto fallo di mano. Chieti che dal canto suo poco prima di subire la rete aveva avuto la palla del vantaggio. Si fa in salita la strada verso la salvezza dei neroverdi mentre il Pineto torna a sorridere dopo due stop di fila. Tra i padroni di casa c'è il ritorno in campo di Della Quercia nella linea di difesa nella quale Amaulo esclude Speranza, problema alla caviglia, e Marini. I due finiscono in panchina. 4-2-3-1 con Alessandro a ridosso di Tomassini. Nel Chieti Di Meo vara il 4-4-1-1, ridà fiducia a Bruno tra i pari, inserisce Baggigalupo a sostegno di Sibilla. In panca Traini e l'ultimo arrivato Leonetti. In campo Sarrizu, ex della gara, al pari dei pinetesi Pepe e Alessandro. Gara giocata a ritmi bassi e che stenta a decollare. Al 18° a quadro, sistemato da Maulo a sinistra, crossa per il colpo di testa di Festa di poco fuori. A cavallo del 23° il momento migliore dei padroni di casa. A quadro si libera bene al tiro, una rasoiata toccata da Bruno che finisce a fil di palo. Sul seguente corner, terzo tempo di Pierpaoli che tutto solo spreca una ghiotta palla gol. Il Pineto non trae linfa da queste opportunità. Il Chieti non si scompone e crea un paio di situazioni interessanti a fine frazione. 39° pericoloso cross basso di Sarrizu, Baggigalupo non arriva, la difesa sventa. Al 43° è il turno di Favo che riceve spalle alla porta, si gira bene ma non inquadra il bersaglio grosso. All'intervallo è così 0-0 tra Pineto e Chieti. Nella ripresa al 5° prova a farsi vedere Alessandro ma senza infastidire Bruno, il quale è attento anche sulla punizione di Acquadro all'11° che filtra in barriera. Di Meo e Amaulo fanno ricorso alla panchina per rendere le squadre più offensive. Nel Chieti entrano Milizia, Franchi e Traini e proprio Milizia impensierisce Amadio con un velenoso destro che impegna severamente l'estremo difensore pinetese. Nel frattempo con un triplo cambio e l'innesto di Ciarcelluti, Simoncelli e Di Giovacchino, Amaulo passa al classico 4-4-2, ma il Chieti a sfiorare il vantaggio poco prima della mezz'ora col filtrante di Meola per Sivilla, il cui lob sorvola la traversa. È l'ultima azione per Sivilla che lascia il campo a Palmisano, ma il Chieti paga la palagol sciupata al 37° quando dopo un'azione di ripartenza Ciarcelluti fa partire un destro violentissimo respinto da Bruno. Sulla sfera si avventa Simoncelli che disegna un cross perfetto che scavalca Bruno e che trova pronto l'appuntamento col gol partita Simone Tomassini. 1-0 per il Pineto col centravanti che si butta alle spalle l'erroraccio di Fiuggi. Il gol è una mazzata per il Chieti che non solo non ha la forza di reagire ma rischia di incassare il secondo gol con i tentativi di Di Giovacchino e Bianciardi. Dopo 5 minuti di recupero può far festa il Pineto per una vittoria che permette di riagganciare un piazzamento playoff. Per il Chieti brutto inizio di 2020, 0 punti e 0 gol segnati. Amaulo, arriva la prima vittoria della sua gestione in una gara forse ha visto il Pineto ma anche il Chieti condizionate dal risultato e dal momento. Chiaro, i punti in questo momento valgono triplo, come dico, c'è un giorno di ritorno da giocare per obiettivi diversi. Tutte le squadre mettono in campo quell'agonismo, quella carica in più perché sanno che le partite scendono di volta in volta, diminuiscono e quindi bisogna portare i punti per il proprio obiettivo. Il Chieti è una squadra importante perché ha cambiato 8-11, avete visto oggi che è una squadra sicuramente darà del filo da torcere a tutti quanti. Noi siamo stati nella nostra abilità nell'aver pazienza di soffrire, di dare un po' quella in un momento un po' difficile perché è inutile nascondere le difficoltà che ha in questo momento la squadra e con i giocatori anche noi in precarie condizioni, qualcuno adattato, stava Della Quercia, come faccio i complimenti, era 4 mesi che non giocava, Pierpaoli terzino sinistro che Marini ha influenzato e quindi tante situazioni un po' precarie, però ha fatto sì che lo spirito del gruppo, la compattezza, l'episodio ci ha premiato, dico l'episodio di solito premia chi magari interpreta meglio la gara, noi l'abbiamo fatto, abbiamo sfruttato questa occasione, domenica scorsa siamo stati puniti in modo ingiusto e oggi abbiamo raccolto qualcosina in più di quello espresso, però il calcio è questo, io andavo a ricercare una prestazione fatta di equilibrio, di compattezza di squadra e oggi abbiamo tenuto coperto bene il campo e partiamo da questa prestazione come organizzazione, come equilibrio e compattezza di squadra. Fa male, mister, perdere così una partita nella quale avevate avuto anche la palla della vittoria poco prima? Se le critiche sono giuste, però oggi non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo fatto un'ottima partita, e meritavamo noi invece di loro. Sembravamo noi che giocavamo in casa, secondo me. È un brutto segnale perdere una gara come questa?
Ma forse se la vediamo da questo punto di vista sì, però dobbiamo vederla dal punto di vista atleticamente, fisicamente, la squadra ci sta, è viva, forse se non era viva non si vedeva, invece è una squadra viva, una squadra che combatte, una squadra che se l'è giocata fino alla fine, non so se la punta, il gol era, mi sa che è stata messa dentro con la mano, mi hanno detto pure, però... Ecco, dal punto di vista psicologico questo può incrinare un po' la fiducia della squadra? Io personalmente non la faccio inclinare perché i ragazzi sono vivi, i ragazzi combattono, forse qualcuno ancora non sta ancora rendendo per quello che deve dare, però gli altri non gli posso dire niente, dal punto di vista dell'impegno il tre quarti della squadra lo fa al 100%, c'è qualcuno ancora che non va ancora come dico io e quindi... Ne parleremo anche con lui quattro occhi perché bisogna darsi da fare tutti quanti. Gli altri, bene, io mi assumo come al solito le mie responsabilità perché non vado a testa alta, perché la squadra è viva, la squadra gioca. Oggi col Pineto, il primo tempo, anche per metà del secondo tempo, avevamo sempre noi il pallino della squadra. Il Pineto è una squadra che punta ai playoff, quindi non ho visto questa grossa differenza tra noi e loro. Ecco, lei a Fiuggia aveva lamentato delle imprecisioni, degli errori da parte dei suoi giocatori, oggi da questo punto di vista si è fatto un passo in avanti. Beh, a Fiuggi loro ci hanno ringraziato della loro vittoria perché due errori banali, due palle aeree, chiaramente la difesa un po' così, ma nel calcio succede, disattenzione, sì. I gol vengono realizzati proprio per qualcosa che non va. Certo, lì siamo stati anche sfortunati perché Tomassini aveva la palla per fare anche il 2-2 al 95esimo. Sono fortune o sfortune che nel calcio poi ti prendi. Oggi è andata bene a noi con questo gol decisivo a premio proprio dei ragazzi che hanno fatto una partita molto molto attenta, guardinga. Concentrati, grande pressing a centrocampo dove secondo me abbiamo avuto la forza nel conseguire il risultato. L'ultima oggi avete ritrovato dopo diversi mesi, dopo quattro mesi, Riccardo Della Quercia. È un ragazzo fantastico Riccardo, speravamo di riprenderlo, di riaverlo più presto possibile, è stato sfortunato con un infortunio un po' banale però... diciamo che il percorso di guarigione è stato un po' lungo, però è ritornato il ragazzo che noi abbiamo visto in quattro anni di quarta serie.